Abbiamo scoperto qualche giorno fa il presepio artistico di Segusino, scopriamo oggi quelle che sono le altre iniziative e gli altri presepi di Alla scoperta dei presepi dei borghi di Segusino. Un percorso che si snoda su tre itinerari, uno nella zona del centro parrocchiale, della chiesa, quindi per esempio artistico, un altro nelle borgate collinari e un altro nelle borgate, quelle montane di Segusino. Qui ci troviamo la mostra su Don Antonio Riva e i naufraghi della guerra. Don Antonio Riva, vice parroco di Segusino durante la Prima Guerra Mondiale, che accompagnò i profughi segusinesi verso Fregona durante il triste anno della fame. Un'iniziativa organizzata dall'Associazione Segusinese Drigo della Stella e allestita presso la chiesa parrocchiale di Segusino. Ci siamo trasferiti al punto numero 3 dell'itinerario alla scoperta dei presepi di borghi di Segusino. Siamo presso il centro parrocchiale Don Antonio Riva di Segusino, dove è stata allestita questa bellissima mostra dal titolo Per non dimenticare, ambientazione ricordo degli anni della Grande Guerra. È una mostra allestita, maestralmente allestita, dal signor Franco Cannello. Presepio numero 4 dal titolo E adesso pace, il presepio realizzato dai bambini e dalle maestre della scuola primaria di Segusino, alle quali e ai quali va un plauso per mantenere viva l'iniziativa e la tradizione del presepe in paese. Siamo arrivati al punto numero 5 dell'itinerario, l'albero di Natale della borgata di Riva Secca. Negli ultimi anni Riva Secca è diventata famosa appunto per l'originale albero di Natale ogni anno diverso. Il percorso parte un po' più a valle di dove siamo adesso e si protrae fino a Caldel Pont. Quest'anno il tema Riva Secca si collega al tema del presepio artistico, quindi parliamo del Natale in trincea. Buonasera, siamo il gruppo spontaneo di Riva Secca e presentiamo il nostro albero, che quest'anno praticamente si collega al presepe artistico di Segusino, che tratta l'ultimo anno della Prima Guerra Mondiale, della Grande Guerra. Siamo una quindicina di persone coadiuvate dai pensionati che ci danno una mano per le cose più gravose. Cominciamo più o meno verso la metà di ottobre, cominciamo con l'albero, col presepio, avanti così. Antica borgata di Riva Grassa, un presepio originale dedicato a Don Antonio Riva, il vice parroco di Segusino durante la Prima Guerra Mondiale. È un originale presepio ricavato appunto con delle statue intagliate dal legno di betulla. Buonasera, sono Paolo di Riva Grassa, siamo un comitato spontaneo di volontari, una decina, circa 10-15 persone tra adulti e bambini che ogni anno allestisce la borgata in tema di Natale con alberi, presepi e vari tipi di allestimenti per valorizzare la borgata. Quest'anno, come vedete, abbiamo dedicato un albero al centenario della Grande Guerra del 17, riprendendo un po' il significato della profuganza che ha vissuto il paese di Segusino. Alla scoperta dei presepi dei borghi di Segusino ci troviamo in piazza davanti al municipio, alle mie spalle questo originalissimo albero di Natale organizzato appunto dal gruppo della piazza, gruppo che quest'anno fa la sua entrata nell'itinerario di presepi. Allora, eccoci qua, noi rappresentiamo il gruppo della piazza. Quest'anno come tema abbiamo scelto l'occhiale, o perlomeno partiamo dal secondo dopoguerra, in cui Segusino ha avuto una rinascita proprio grazie all'occhiale, e tutt'oggi rappresenta il 90% dell'industria di Segusino. Abbiamo voluto rappresentare appunto con la natività com'era un tempo il laboratorio, quindi Maria e Giuseppe che lavorano duro con gli occhiali
e Gesù Bambino sempre qua a accompagnarci. Beh, quest'albero l'abbiamo costruito tutti assieme con 3.000 circa paio di occhiali frontali, tutti, e l'abbiamo costruito con dei fili e dei piombi da pesca inseriti a mano, uno a uno, circa 2 mesi di lavoro, e abbiamo fatto quest'opera, insomma, alla fine siamo anche contenti. Siamo arrivati al punto numero 8 alla scoperta di presepi di borghi di Segusino. Siamo al presepio di San Rocco e Santa Lucia, la borgate appunto del centro del paese. Sono 10 anni che è nato questo presepio e sono i signori Carlo e Tiglio, due pensionati che si dedicano a questo presepio. Abbiamo iniziato il nostro giro nelle borgate montane di Segusino, ci troviamo a Stramare, questo piccolo borgo seicentesco, e qui possiamo ammirare il presepio realizzato dal gruppo Amare Stramare. Ancora borgate montane, ci troviamo al punto numero 11 dell'itinerario, ci troviamo in località Le Erte, una via di mezzo, diciamo a metà strada tra Stramare e Migliese, dove è stato realizzato dal gruppo Amici di Migliese questa bellissima natività sopra la roccia. Siamo arrivati alla borgata montana di Migliese, dove possiamo ammirare i presepi dell'itinerario numero 12, 13, 14. Qui ci troviamo di fronte alla chiesetta Maria Ausiliatrice, dove l'associazione segusinese Drigo della Stella, in collaborazione con la casa San Francesco, Villa San Francesco di Facendi Pedavena e gli amici di Migliese, hanno realizzato questa bellissima mostra di presepi del mondo. Gli altri presepi di Migliese, dopo Le Erte che abbiamo appena visitato, possiamo vedere una serie di piccoli presepi lungo le vie del borgo, realizzati appunto da vari autori, e poi presso l'ostello Saint-Jory, un presepio rurale, e poi il presepio più in alta quota di tutto il paese di Segusino, in Valpiana, un altro presepio all'aperto, quello che diciamo fa da ciliegina sulla torta, diciamo, tutto l'itinerario dei presepi di Segusino.
Sì, niente, quest'anno abbiamo inaugurato al 2 dicembre questi presepi, in giro sui ceppi ce ne sono 13 e dentro c'è anche chi li ha realizzati, in più abbiamo messo altri 4 presepi un po' più grandi, ma il bello di tutto quanto è che Milies è illuminato a giorno da tutti quanti quelli di Milies, e specialmente la chiesetta che è terminata, abbiamo restaurato la facciata e anche tutto l'interno. Siamo un gruppo nato così spontaneamente, vedo che però che c'è entusiasmo di andare avanti, vedo tutti quanti ci danno una mano e questa è la nostra forza di andare avanti ancora di più. Salve, venite a visitare i presepi di Milies, che quest'anno sono tanti come l'anno scorso, forse qualcosa di più. Sono dislocati in vari punti del paese, all'interno delle finestre, nei cortili, all'ostello Saint-Jory. Poi in ultima, qui in Valpiana c'è l'ultimo presepio che si vede anche dietro qua di me. Gli amici di Milies stanno cercando di fare qualcosa di utile per il paese, per un po' per rilanciarlo, quindi una delle idee invernali è quella di fare dei piccoli presepi dove la gente può visitarli, trovare un punto di interesse per visitare il nostro paese che si trova qui nelle Prealpi trevigiane. Abbiamo trascorso un pomeriggio alla scoperta dei presepi dei borghi di Segusino, questo magico itinerario che parte da qui, dal presepio artistico di Segusino, e ci porta lungo le vie del paese a scoprire i vari angoli, le varie borgate, i vari presepi nascosti appunto lungo le vie, appunto lungo le borgate del paese. Nell'augurare un buon 2018 a tutti quanti è doveroso dire grazie a tutte quelle persone che silenziosamente ed umilmente lavorano per rendere grande questa iniziativa, questa iniziativa natalizia a Segusino. Tutte queste persone che, riflettori spenti, senza voler apparire, senza voler farsi vedere, lavorano dal mese di settembre e anche prima per allestire appunto a festa il Natale nel nostro paese. Grazie e buon 2018.